Sì, Presidente, grazie per la parola. Questa proposta, ecco, da parte del consigliere De Priamo viene da lontano. Ecco, mi ricordo le discussioni, numerose discussioni, insomma, ecco, fatte in commissione ambiente su il tema dell'alimentazione, sull'accessibilità, ovviamente sull'alimentazione, insomma, appunto nella città di Roma, un tema che comunque si fa sentire sempre più, soprattutto in questo momento di pandemia, appunto sull'accessibilità al cibo, un'accessibilità che ovviamente deve essere e deve avvenire per tutti i cittadini romani e non solo. E un tema adesso sempre più acceso, ovviamente inserendosi poi anche nel contesto dei cambiamenti climatici, nel contesto ovviamente del surriscaldamento globale, anche nel contesto ovviamente, diciamo, di come dire, una sofferenza, insomma, ecco, comunque una situazione di criticità che ovviamente colpisce le fasce più deboli, appunto, della cittadinanza. E il tema dell'alimentazione è un tema sentitissimo, insomma, noi ne abbiamo spesso parlato, abbiamo fatto cenno anche, appunto, al lavoro del Comune di Milano, un comune che comunque è stato promotore, insomma, di una delibera sulla food policy, la prima delibera presentata appunto in un comune italiano, che è stata un po', diciamo, come dire, il punto di inizio, ovviamente, su un percorso che è quello appunto legato all'alimentazione. Noi nel tempo abbiamo costruito una delibera, diciamo, che andasse appunto in quella direzione, simile a quella di Milano. Ovviamente l'abbiamo ampliata, allacciandoci anche alle realtà cittadine. Questo lo sa bene anche il collega Zannola, insomma, con il quale, insomma, abbiamo, come dire, interloquito con loro. Abbiamo cercato, ecco, di andare al di là, ovviamente, degli schieramenti politici, come stiamo facendo in questo momento, perché riteniamo che, comunque, almeno ritengo, che temi di grande sensibilità, di grande profondità, ovviamente devono abbracciare tutte le forze politiche, perciò di maggioranza e di opposizione. Perciò abbiamo dato vita, appunto, alla delibera sulla food policy, incentrandoci appunto sul chilometro zero, sulla filiera corta, sull'accessibilità al cibo, ma cibo ovviamente di qualità, perciò un cibo comunque, diciamo, soprattutto ovviamente di origine biologico, comunque naturale, perciò ovviamente in contrasto con i prodotti OGM o comunque i prodotti, diciamo, truffati, come ben si sa. Insomma, c'è ovviamente una serie di illeciti, ovviamente, sul sistema agroalimentare o comunque sul sistema ovviamente produttivo. E invece, ecco, noi miriamo su un prodotto ovviamente. Su un prodotto ottimo, soprattutto salutare, che possa ovviamente giovare in termini ovviamente di salute ai cittadini. Cerchiamo, insomma, ovviamente anche di mettere in risalto quella che è la potenzialità del comune di Roma, che sappiamo bene è il comune agricolo più grande d'Italia, insomma, a livello di estensione territoriale sul fronte agricolo. Noi abbiamo le due famose aziende agricole che sono Castel di Guido e la Tenuta del Cavaliere, che comunque, insomma, diciamo, ospitano una realtà importante diciamo, dell'autoproduzione di Roma Capitale, dove appunto adesso stiamo producendo olio, ortaggi, insomma, formaggi e via. Ovviamente ci sono anche coltivazioni, insomma, che piano piano stanno crescendo, e all'interno vi è anche un sistema di apicoltura urbana, diciamo, dando vita ovviamente anche a del miele, che, come sappiamo, è un'alimentazione sana e nutriente. Perciò il tutto ovviamente per creare un sistema circolare all'interno anche del tessuto comunale. Perciò quello che produciamo lo reinseriamo ovviamente nella realtà cittadina, nella realtà anche poi alla fine delle scuole. Infatti crediamo, e come, insomma, lo abbiamo anche manifestato nella nostra delibera, poi il punto importante, che è quello, insomma, dell'educazione ambientale, dell'educazione alimentare e del rispetto ovviamente verso la natura. E questo perché ovviamente l'inquinamento che stiamo attraversando e che stiamo vivendo, insomma, è il nemico numero uno
non soltanto del nostro ecosistema, ma ovviamente anche della nostra biodiversità e, del nostra, e dei nostri prodotti alimentari, ovviamente DOP, insomma, che comunque in quest'epoca di difficoltà, di transizione, oggi ovviamente la parola più in voga, più diciamo, che si ascolta ovviamente sempre più, è la famosa transizione ecologica. Perciò come amministrazione, come comune, insomma, non possiamo stare a guardare, dobbiamo tessere dei rapporti importanti con le università, con le realtà cittadine. L'abbiamo fatto con l'associazione Terra, insomma, con anche realtà appunto universitarie della TUSCE e via discorrendo, dove ovviamente devono esserci, insomma, degli approcci interlocutori costanti e continui. Sappiamo che il sistema agroalimentare, l'educazione agroalimentare, insomma, ambientale è il futuro, ovviamente, non soltanto di Roma, ma del mondo intero, perché sappiamo che l'autoproduzione è alla base di molte economie mondiali, di molti sistemi ovviamente di produzione alimentare. Perciò, ecco, Roma su questo deve dare un messaggio chiaro. Io, come Presidente della Commissione Ambiente e come rappresentante ovviamente in questo momento della maggioranza, sono a favore di questa proposta dei colleghi di Fratelli d'Italia, perché comunque va nella stessa direzione della delibera, ovviamente, della food policy, e mi auguro che, insomma, ci sia presto ovviamente la possibilità di discuterne appunto in aula insieme ovviamente alle altre forze politiche, insieme soprattutto alle associazioni che aspettano ovviamente da molto tempo l'approvazione di questa delibera. Non è, come diciamo sempre, insomma, ovviamente, come diciamo usualmente, ecco, non è il punto d'arrivo, ma è il punto d'inizio. Insomma, ci sono ovviamente accordi internazionali anche con la FAO, perciò ci sono ovviamente dei fronti aperti di discussione, di interlocuzione anche ovviamente con i ragazzi, insomma, che oggi ovviamente cercano, insomma, di andare contro a questo fenomeno ovviamente del surriscaldamento globale. Perciò ritorniamo sempre ai cambiamenti climatici, ricordiamo anche i ragazzi di Friday for Future, insomma, che ovviamente sperano, insomma, in un messaggio. Io credo che comunque anche con la delibera che poi andremo ad approvare sulla food policy, insomma, si darà un messaggio molto chiaro. Finalmente, ecco, si darà un segnale netto e si delineerà quella che è la strada ovviamente dell'alimentazione a Roma. Perciò concludo, Presidente, dicendo che è bene questa delibera dei colleghi di Fratelli d'Italia, e ovviamente, insomma, io mi auguro che possa essere calendarizzata a breve anche quella sulla food policy, perciò sulla politica del cibo, Presidente. Mi scusi se mi sono dilungato, la ringrazio.